Ciao, sono Eugene Pitch e sono qui per aiutarti ad avere più successo con i tuoi libri. Allora, oggi parleremo di che cos'è il mail marketing. Innanzitutto, vediamo di fare chiarezza. Dunque, ci sono tanti tipi di marketing, per esempio il social marketing, quello che fa leva attraverso l'uso dei social media. Il mail marketing, invece, come dice la parola stessa, fa leva sulle mail. Ma non perdiamo tempo e vediamo subito perché ci conviene investire sul mail marketing. Che ne dicano molti esperti di marketing, la comunicazione tramite le mail è tuttora predominante. E puoi vederlo anche da te, perché per esempio Amazon continua a mandarti delle mail ogni tanto, ma anche altre grandi aziende lo fanno. Tutti vogliono avere il tuo indirizzo email per poter comunicare direttamente con te. Ma quali sono poi i vantaggi di questo mail marketing? Effettivamente, se dobbiamo pensare che l'unico mezzo per poter comunicare con i nostri lettori è per esempio il nostro sito, dovremmo tener conto che magari il nostro sito potrebbe eventualmente finire offline, oppure la nostra pagina Facebook potrebbe essere bannata, non si sa mai. Se per caso un domani Instagram chiude perché non ha più successo, che cosa facciamo? Non possiamo più sentirci con i nostri lettori. Oltre a questo, bisogna anche tener conto che attraverso i social media abbiamo purtroppo meno visibilità di quanto pensiamo. Quindi, ad esempio, se mettiamo un post sulla nostra pagina Facebook, magari abbiamo, non lo so, 1000 persone che ci seguono, 1000 persone che hanno cliccato mi piace, di queste 1000 persone quante effettivamente vedranno il nostro post sul loro feed? Veramente poche in realtà. E questo perché dipende molto dall'algoritmo di Facebook, quindi noi autori non abbiamo molto controllo su quanto accade su queste piattaforme. Perciò è meglio avere un contatto il più possibile diretto con i nostri affezionati lettori. E quale mezzo migliore se non le email? Ci sono tanti provider per le mail e dobbiamo trovare quello che più è indicato per il nostro obiettivo, per la nostra situazione. Ad esempio, il primo che mi viene in mente, che è anche quello con cui ho iniziato, è MailChimp. MailChimp conviene perché è l'unico che ti garantisce fino a 2000 iscritti totalmente gratuiti. Quindi puoi costruirti una bella mailing list di lettori e cominciare a pagare per mantenerla solo dopo aver superato i 2000 iscritti. E questa è un'ottima cosa, perché sai bene che molti autori indipendenti, insomma, non hanno tanti soldi da spendere, soprattutto anche per delle semplici email. Quindi potrebbe essere una buona opzione per cominciare. Ovviamente ci sono i pro e anche i contro, perché ad esempio MailChimp recentemente ha cambiato i propri regolamenti interni e stanno spingendo di più per diventare a pagamento. Ancora per il momento 2000 iscritti sono gratuiti, garantiti, però ad esempio hanno trovato il trucchetto, l'escamotage, diciamo, per farti pagare prima, considerando anche i disiscritti, i non iscritti. Quindi se uno si iscrive alla tua mailing list e il giorno dopo si cancella, è ancora contato come se fosse un potenziale iscritto, seppur non è iscritto, e ti fa raggiungere 2000 iscritti prima. Quindi questo potrebbe essere effettivamente un problema. Adesso ovviamente uno è libero di cancellarli completamente dalla propria mailing list una volta che ha notato che hanno cercato di disiscriversi, però se i dati vengono poi a mancare, ciò potrebbe creare dei problemi con le nuove direttive del GDPR, che sono che è in pratica la regolamentazione europea per la privacy, per quando ci si iscrive con il proprio indirizzo email su un sito internet.
Internet. Ecco. Poi, oltre a MailChimp, mi viene in mente MailerLite, che è al secondo posto in pole position sui più consigliati, perché offre fino a 1000 iscritti gratuiti, e quindi anche questo potrebbe essere da tenere in considerazione. Ha un buon design per la landing page, ossia la pagina dove si possono effettivamente iscrivere i tuoi lettori, e offre tante possibilità, è abbastanza flessibile, un po', ha un'interfaccia un po' migliore rispetto a MailChimp, e a quanto sembra anche l'efficacia delle mail è maggiore, quindi è più facile che le persone ricevano le tue mail. Perché bisogna tenere in considerazione il fatto che pur inviando email a 1000 persone, per esempio, alcuni potrebbero non riceverle, soprattutto se hai avuto modo di iscriverti a questo provider, mettiamo MailChimp per esempio, usando il tuo indirizzo email privato, quindi magari pincopallino@gmail.com. Ora, questo non essendo effettivamente un indirizzo email ufficiale legato a un sito con un suo dominio, per esempio pincopallino.com, se fosse in questo caso un indirizzo email, non lo so, info@pincopallino.com, c'è un dominio ben specifico che non è Gmail, non è Hotmail, non è Yahoo, quindi è riconosciuto ed è più facile che le mail non finiscano nella spam. Altrimenti devi tenere presente che probabilmente molte delle tue mail, ovviamente non tutte, potrebbero finire purtroppo nella spam o posta indesiderata, e questo significa che il lettore neanche se ne accorge che gli arrivano le tue comunicazioni. Quindi tu mandi tante mail, c'ho 1000 iscritti, che bello, mando le mail e poi con il mio libro che è appena uscito, comprate, e nessuno neanche le apre. Lo vedrai da te, perché hai poi dei resoconti online di quanti aprono le tue mail, quanti cliccano, e puoi effettivamente controllare l'andamento, puoi farti delle domande. Funziona? Non funziona questo mail marketing? Che cosa non funziona? Posso migliorare? Cose del genere. Oltre a questo, quello che per esempio faccio io è richiedere specificatamente a quelli che si iscrivono alla mia mailing list di aggiungere il mio indirizzo email tra i loro contatti. In questo modo, per esempio, Gmail sa che quando le arriva l'email di pincopallino@gmail.com è affidabile e non deve metterla nella spam, perché gli risulta già tra i suoi contatti. Quindi questo è una cosa da assolutamente tenere in considerazione. Oltre a MailerLite e MailChimp, un'altra opzione per esempio a Weber, che non è male effettivamente come competitor, è un'altra possibilità. Infine, il migliore, quello che offre più opzioni di gestione, è ConvertKit. Il problema di ConvertKit è che seppure sia più professionale, la piattaforma più professionale di tutte in quanto a mail provider, è anche quella che costa un po' di più, cioè nel senso che non offre programmi gratuiti, e questo potrebbe essere un po' un problema, soprattutto agli inizi. Quindi magari tieni conto che puoi sempre cominciare con programmi gratuiti come MailerLite, MailChimp, e successivamente trasferire la tua lista. Quindi niente, questo è tutto, fammi sapere se anche tu hai una newsletter, che quale mail provider usi, scrivilo nei commenti qui sotto, ok? E poi parliamone tutti insieme e vediamo di confrontarci. Secondo te può funzionare il mail marketing per il tuo caso? Vediamo un po', ok? Alla prossima, ciao!